vorrei rivederti bambina in una foto che abbiamo preso, che ti mostra un po' maschiaccio o maschietto. Ah sì, sì, mia mamma mi tagliava sempre i capelli cortissimi. Perché? Perché diceva, sai come si diceva una volta, si rinforzano. È vero. Io odiavo questa cosa, perché tutti mi scambiavano per un maschietto. Come ti chiami, bel bambino? Sono una femmina, mi chiamo Roberta. Peraltro, mamma Miss Italia, tu Miss Italia, a 18 anni appunto vinci questo titolo importante, vai a vivere a Milano, credo cominci con sfilate, spettacoli. Sì, sì. E, che cosa ti ha dato questo successo così da quasi adolescente, 18 anni, sei quasi delle bambine, e che cosa ti ha tolto invece? Beh, mi ha fatto crescere in fretta, mi ha fatto essere quello che sono oggi, per cui se tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, mi ha tolto il tempo per studiare un po' di più. Se tornassi indietro mi piacerebbe laurearmi, è una cosa che mi è rimasta un po', che potrei anche fare adesso, però sai, dopo da grandi diventa Peraltro hai un bimbo di 13 anni e ho una curiosità, come si alleva un bambino di 13 anni a, diciamo, i nostri valori, ai valori contemporanei, dell'accettazione, in un momento così complicato per la vita civile, no? Perché con l'esempio. Cioè, con l'esempio. I bambini sono delle spugne, ascoltano quello che si dice a casa, vedono come si comportano i genitori, le persone che gli stanno intorno, quindi l'esempio, certo tante cose vanno spiegate, bisogna mettersi lì, parlare, perché poi loro essendo molto tecnologici altrimenti prendono tutto dal web e non sempre no? L'informazione può essere quella giusta, però certamente credo che l'esempio sia la cosa più importante. E ad esempio una cosa mi veniva in mente è che proprio noi parliamo spesso qui di body shaming, no? Quindi allevare ragazzi attenti a rispettare le donne. L'ultima notizia è di questa fotografia di questa cantante Billie Eilish, hai letto anche tu, sì. Che si è fatta fotografare, succede questa foto di lei in pantaloncini, insomma sì, un po'. Eccola qui, normalissima. Ragazza normale, un po' formosa, è stata sommersa di insulti, però la cosa interessante che mi preme sottolineare è che i suoi fan, che sono adolescenti e bambini, l'hanno supportata. Meno male. Quindi meno vuol dire male. Che le nuove generazioni le state crescendo forse sono un po' la generazione di mezzo, quella un po' più... Purtroppo i modelli non sono proprio il massimo oggi, devo dire, i social network... Tu lo controlli il social network di tuo figlio? Assolutamente sì, si chiama Leonardo, è su Instagram da pochissimo, con un profilo chiuso che io controllo, che io seguo. Ah, sì? Sì, beh sì, è ancora troppo piccolo. Non cosa sono posta, non sono in grado, ma poco e niente, più che certo, altro va a guardare altre cose. No, ma è ancora troppo piccolo. Non... Mi sembra giusto. Non ha la maturità per capire che cosa... Il bene e il male di questo mezzo. Andiamo allo specchio, Roberta. Andiamo. Vieni. Oggi è una giornataccia, perché abbiamo fatto il ritardo sulla linea ferroviaria. Però no, lo specchio spero sia rilassante. Ma certo, Miss Italia, dai, rivediamoti. Miss Italia 1986, Roberta Roberta, sei stata appena eletta, la prima cosa che ti viene in mente? Niente, sono emozionatissima. E dopo 5 giorni di maratona, cos'è che hai voglia di fare adesso? Dormire, tanto, tantissimo. Una pupa, ma poi proprio ingenua, serena, ingenua, naif, proprio... Vivevo proprio in un altro mondo. Mi rendevo conto. E che cosa ti ha fatto diventare meno ingenua? La vita, lavorare, cominciare a lavorare, andare a vivere da sola a Milano, vivere e lavorare in un mondo competitivo come il mondo della moda, che negli anni Ottanta era, insomma, bello tosto. Tu eri e sei competitiva? Sì, molto, molto. Corretta, ma competitiva, sì. Mi piace... dare sempre il meglio, ecco, non è necessario vincere, ma l'importante è poter dire ho dato il meglio. Però essere competitivi è qualcosa di diverso, è voler essere migliori dell'altro, no?
No, io voglio essere sempre migliore di me stessa. Ecco, qui è diverso, sei molto esigente con te stessa. Sì, sì. E mi ricordo che mio padre, quando eravamo ragazzini a tavola, ci diceva sempre fate quello che volete nella vita, scegliete di fare quello che volete, però cercate di essere sempre il meglio, di dare sempre il meglio, di essere ogni giorno migliori. Un bel fardello, però insomma abbiamo fatto, io e mio fratello abbiamo fatto il possibile. Una figlia performer, io le chiamo, i figli che sono destinati, diciamo, a essere sempre al meglio. È un peso in realtà però lo diceva, però non ho mai sentito il peso, non ha mai messo poi sulla bilancia realmente quello che facevamo. Non ti criticava, se poi non raggiungevi dei risultati non era punitivo, ecco, quindi forse per questo ti ha cresciuto libera poi alla fine. Libera, e mi ha lasciato andare a vivere da sola insieme a mia mamma, mi hanno lasciato andare a vivere da sola a 18 anni in una città come Milano. C'è una frase, qualcosa che ti ha ferito? Tu dicevi appunto una realtà competitiva, qualcosa che ricordi con un po' di... Beh, negli anni 80 ancora in una città come Milano essere napoletani non era proprio... Davvero? Sì, sì. Cioè? Sì, sì. Beh, Terrona era all'ordine del giorno. Davvero? Assolutamente sì. Infatti io mi ero creata tutto un piccolo mondo, amici napoletani, il ristorante napoletano, la pizzeria col pizzaiolo napoletano, cioè un microcosmo. Cioè tu mi stai dicendo, una donna, Miss Italia, bellissima, e ti dicevano Terrona, quando te lo dicevano cosa pensavi? Mi incavolavo moltissimo. Sì. Ti dico che una volta addirittura in Germania, ad una sfilata in Germania, un fotomodello straniero, non mi ricordo più se americano, inglese, comunque anglosassone, di lingua anglosassone, eravamo lì seduti che aspettavamo di fare la sfilata, allora tu di dove sei, che fai? Lo dissi, ah, io sono italiana, sono di Napoli, e lui disse a tutti, guardatevi il portafoglio. Gli ho tirato un ceffone che forse se lo ricorda ancora. Complimenti. Secondo riflesso. Napoli è mille colore, Napoli è mille paure, Napoli è voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non si sola. Solo un'anima bella come lui poteva descrivere Napoli così. L'ascoltavi questa canzone quando ti dicevano Terrona? Era il mio gancio, no? Al mio mondo. Poi però ti devo dire la verità, dopo un po' me ne sono affrancata, nel senso che ho cominciato a viaggiare, a vedere il mondo. Ma certo, poi è soltanto... E me ne sono affrancata, però all'inizio, quando stavo da sola a casa a Milano, così come ti dicevo prima, mi ero creata questo piccolo microcosmo partenopeo. Addirittura una volta mi feci 13 alla schedina, al Totocalcio, e vinsi 700.000 lire dell'epoca, che era il prezzo del biglietto per andare a Napoli. Immediatamente con la vincita della schedina mi andai a comprare un biglietto aereo per tornare a Napoli. Poi dopo l'ho un po' persa questa cosa, ho girato, ho viaggiato, ho vissuto a Milano, a Roma. Però adesso vivo a Bologna, che è una città comunque allegra, molto bella, divertente. Bella. Diciamo che i bolognesi sono un po' i napoletani del nord. Esatto, no? Questo sono si dice allegri, luogo, sono inclusivi. Si dice questo luogo comune. È lo vero. Vediamo anche, c'è anche un terzo riflesso. Signora, che consigli ha dato lei a sua figlia, forte della sua esperienza? Di essere se stessa, come sempre. Bellissima. Sì. C'è qualcosa che non l'hai mai detto a mamma che vuoi dirle adesso davanti a tanta gente che ci segue? No, lo sa che le voglio bene, lo sa. Ti che, posso toccare, mannaggia, come se lo facessi. Modello, che è un modello per me. E pensa che tutti credono che lei mi abbia spinto a fare Miss Italia, che lei mi abbia spinto a fare la moda.
perché anche lei veniva un po' da quel, no? da quel mondo. In realtà Miss Italia del 1959. Intanto una Miss Italia anomala fisicamente, perché in quegli anni andavano le maggiorate, le femme fatale, invece lei era, guarda, la super raffinata, poco seno, quasi androgina, no? Come fisico, quindi una rottura, più Audrey Hepburn che Sophia Loren, diciamo, come, no? come modello. E poi davvero una persona, una donna modesta, una donna, non ha mai fatto niente nel mondo dello spettacolo, anche perché mio nonno era severo, ma una donna molto riservata, molto modesta. Quindi lei, quando io decisi di andare a fare Miss Italia, mi disse: se è un'esperienza che vuoi fare, falla, perché ti potrà arricchire. Però non mi ha mai spinta. E invece tutti pensano: beh, sai, la mamma ex Miss, così chissà che cosa le avrà detto. Io non ho mai visto una fotografia di lei Miss, se non da grande. Si vede che ti ha insegnato a essere rigorosa, autentica e per bene. Si vede. Ma non lo so. Che cosa ti ha insegnato invece, secondo te, di più? Qual è il valore più importante che ti ha trasmesso? Sì, forse la modestia. Che è un valore un po' desueto, diciamo, non si è molto modesti. Che però io apprezzo sempre molto, e la gentilezza, che anche questo oggi è un po' fuori moda, ma credo che ci sia forse un ritorno. Perché a forza di urla, urla abbiamo bisogno proprio di gentilezza. Con la gentilezza si possono ottenere grandi, grandi cose. Roberta, è stato bellissimo conoscerti meglio. Scendi con me, tanto torniamo sul divano. Mi avete fatto emozionare, mannaggia. Meno male, dai. Cosa sarebbe la vita senza emozioni?